Partiti, prima corsa a premio Mesurio sui 1800 metri riservata ad anglo-arabi di 4 anni e oltre. Dark Mary con all'interno Danubio de Mores. Risale Brera, Brera con Dark Mary. Dulliriana Lady con all'esterno Bob Cat, con sempre all'esterno Dark Mary, Dulliriana Lady, Dori Fortuna, con all'interno Bobcat, piegata conclusiva, dove Brera mantiene ancora il comando nei confronti di Dark Mary, che gira al suo esterno, all'interno si infila la grigia Dulliriana Lady, all'esterno è sempre in quota Dark Mary. 100 conclusivi con la grigia che conduce ancora, vede avvicinarsi il palo Dulliriana Lady, che viene a vincere sul numero 4 Danubio de Mores ed il numero 13 Everest Sprint. Giovanni Angius, ben ritrovato. Grazie per me. Senti, Dulliriana Lady era ferma 2 anni, rientra, vince subito, dimmi un po'. Benissimo. Sono veramente contento, l'ho vinto per la prima volta per Francesco, mi segna tanto e aveva lavorato bene, però c'era sempre il rientro e tenuto un po' quello, un pochettino, una cavalla che la devi montare, però partita benissimo, mi sono messo terzo lì, ho aspettato pure dall'altra parte, potevo passare all'interno, ma ho aspettato fino alla curva e quando l'altro ha scurvato un po' largo ne ho approfittato subito. Sì, una bella vittoria, sempre sui primi, poi ti sei allungato in corda, insomma, bene, bene così. Bene, quelli erano gli ordini e così ho fatto. Complimenti Giovanni. Grazie mille. Francesco Brocca è arrivata alla prima vittoria, alla terza giornata, insomma, con Dulliriana Lady forse una meno attesa, nel senso che comunque rientrava dopo 2 anni, invece subito in gol, ci aveva lasciato bene nel 2022, ci ritroviamo bene nel 2024. È una cavallina, ci ha dato una soddisfazione oggi, non ci credevo tanto, anch'io perché non era pronta, ce l'abbiamo da poco, e il lavoro non mi soddisfava, invece oggi ha corso bene. Senti, sono contento. Sempre in corso. A mio figlio. Certo, sempre un pensiero. A Pietro ha vinto bene, nel senso che si è mantenuta sempre in corsa, ha seguito il ritmo e poi ha avuto la meglio. Sì, sì. C'ha un bello spunto sta cavallina, se sta lì in quota con i primi in questa categoria, poi con i buoni bisogna vedere. Intanto un primo passetto l'ha fatto, molto importante, quindi complimenti a tutto il team Brocca, un grosso grazie. In bocca al lupo per il futuro. Santino Cane, colore all'allevamento di Dulliriana Lady, ben ritrovato, insomma ogni anno qualche tuo cavallo ci dà modo di incontrarci, questo forse è il modo meno atteso, nel senso che rientrava dopo 2 anni, tra l'altro l'avevi messa in vendita sul mio sito. Nessuno l'ha insomma presa in considerazione. Peggio per loro qui. Peggio per loro, io insomma come credevo e credo che abbia qualche qualità questa cavallo. A 3 anni non ha fatto intravedere qualche bella cosa, però poi alla fine dei conti non ha realizzato nulla. Io ci credevo, ci ho scommesso, oggi abbiamo vinto mezza scommessa. Probabilmente aveva anche la luna buona, oggi la cavalla ha fatto bene, ha fatto una bella corsa. No, che no. Non era si neanche facile, di arrivo della perché c'era corsa. Concorrenza. Certo. Prima poi vedremo il 7, in futuro cosa, se avrà di nuovo la luna buona. Intanto si porta a casa la terza vittoria in carriera, ricordiamo figlia di Esaudo e Samaritana. Sì, un grande in bocca al lupo Santino per il futuro. Grazie. Quinto arrivato il numero 2. Partiti, seconda corsa premio Panathlon Ozieri sui 1800 metri per puro sangue inglese di 4 anni e oltre. Allo steccato Gribu dell'Alguer con la progressione esterna del compagno di scuderia Gaduli, che ha all'interno Kereser, ha contato Caracchi con all'interno
piegata conclusiva con Gribu ancora al comando, Sogniende all'esterno di tutti che attacca, così come Oleksandr, 200 conclusivi dove Gribu mantiene il comando, attaccato all'esterno da Oleksandr e Sogniende. Contemporaneamente Sogniende e Oleksandr in lotta, i due ingaggiano fino sul palo con Oleksandr che all'esterno la spunta su Sogniende, sul numero 3 Gribu dell'Alger. Era ora, sembrava uno scemo. Gianluca, Federico grida, era ora. Cavolo, va bene, non vince ragione, mai. Senti, oggi i 1800 erano tagliati per lui, il peso giusto, la categoria abbordabile. Sì, sì, vabbè, la distanza è quella ideale, dai, per lui. Vieni posso togliere il paraocchi. Un po' di mente per sistemarsi, giusto per fare poi per una zona lunga. L'altra volta era tanta andatura, siamo andati a ricorrere tutta la strada, in fondo viene, però a me le sie non fa in tempo. Oggi con qualche mezzo in più, insomma, è bello. Sì, una bella monta la tua, Gianluca. Bocca al lupo. Grazie. Giuseppe Piccino è il training di Oleksandr, insomma l'avevi detto nell'intervista di qualche settimana fa quando siamo venuti a visitarti in scuderia. Sì. Che questo cavallo prima o poi insomma doveva toglierti almeno una soddisfazione. No vabbè, poverino, è anche la cosa che non trovava mai la sua distanza, questa è la sua distanza. L'ha trovata e finalmente siamo riusciti a scapottarci, per dire la verità. Senti, una bella vittoria, nel senso che la corsa è venuta come piace a lui, tirata. Sì, tirata. Centropista, poi un bello spunto contro il Sogniende che comunque è sempre sì, uno. Lui a quei metri, quando fanno delle corse tirate così, gli viene bene perché segue e poi la retta la fa sempre, capito? E quindi. Ora? Ora vediamo un po'. Sei più fiducioso? Finalmente, sai, un po' sì, certo, ti mette certo. Male, corri NP, inizia a essere brutta. Meno male è tornato lui, comunque molto appoggiato al gioco, evidentemente gli scommettitori anche. Insomma. Perché anche gli scommettitori sanno che quella distanza e anche magari c'era qualche avversario in meno, però c'erano gli avversari, non è che non c'erano. Certo, ha pagato la gioia del team Piccino, la gioia di chi l'ha sostenuto al betting, quindi complimenti Giuseppe per la prima vittoria stagionale, grazie, un grande bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie. Terza corsa, prima agenzia Marco Becco e Massimiliano Terroso sui metri 1800 per puro sangue inglese di 3 anni. Allo steccato Pat dell'Alger con all'esterno Tramamma, a contatto Burik dell'Alger che all'esterno Monterasu, ancora più a largo Poggio a Vento. Gruppo compatto lungo la Monte Rasu, Burik dell'Alger con all'esterno Arpe, in scia del quale viaggia Jack Light Secret, passa al comando Tramamma quando i cavalli fanno l'ingresso in retta, l'inseguimento si lancia a Burik dell'Alger, Tramamma che cerca l'allungo nei confronti di Burik con in terza posizione Monterasu, attacco da parte di Burik che passa Burik ai metri finali, ritorna all'interno Tramamma, ma è Burik che la spunta su Tramamma Monterasu, mentre terminano vicini il numero 12 Poggio a Vento ed il numero 6 Jack King. Pino Murru, forse è successo Burik dell'Alghera, va corso bene, insomma sia Villacidro che rientra qua, oggi trova forse la categoria giusta per togliersi la qualifica. Sì, la categoria Bruno anche, ma soprattutto forse con Leonardo abbiamo deciso di correre coperti perché sembrava proprio un cavallo che davanti magari tendeva a sprecare un po' troppo, di dietro si è rilassato, oggi in curva
lo sentivo bene, bella staccata addirittura, mi è piaciuto, ha vinto bene. Dai, sì, vinto una bella corsa, sì. Come hai detto tu, forse da correndo un po' di rimessa ha pagato di più, sicuramente un bel prospetto. Sì, un cavallino agile, si muove bene, sicuramente per la corsa nostra qui in Sardegna benissimo. Complimenti Nino. Ma Nino, facciamo una foto, Nino. Certo. A posto? Leonardo Chessa, il training di Buric dell'Alghero, mi hanno appena corretto, insomma è un Memas interessante, le prime forse le ha fatte anche con un gioco di squadra, visto che una volta c'era Wallop, entrambe le volte l'hanno ricordo, svincolatosi forse da questi ordini, ha trovato correndo di rimessa la corsa giusta. Dai, ogni tanto qualche cavallo vuole sacrificato, dai, e niente, oggi ci credevamo, poteva essere la sua corsa, ha lavorato bene il cavallo e niente, dai, anche lui... Viene dall'allevamento da San Giuliano, sono molto contento perché è stato. L'abbiamo visto nascere, ecco dai. E quindi è un altro prodotto insomma di casa San Giuliano, sì. Una selezione che in questi anni sta prendendo piede. Tribu, Wallop, ora anche questo, ti aspetti tanto da ora, da dove andiamo avanti? Visto che comunque ci hai messo anche del tuo a portare su questi cavalli. Sai, se non avessimo avuto delle aspettative non avremmo fatto questo lavoro, però le aspettative ci sono. Adesso con Pasquale valuteremo alcune fattrici da voler lasciare per continuare l'allevamento, sicuramente un po' più ristretto, però si continuerà ad allevare. Sì, sì, anche perché è una selezione molto importante, di qualità, che aveva sicuramente messo in piedi il signor Domenico. Ora infatti toccherà a maggior ragione insomma, fare ancora di più selezione per lasciare... Diciamo tra virgolette quelle che si spera siano buone. Cioè, adesso è ancora più difficile mantenere la linea, certo, però certo. Dai, ci si proverà a continuare questo percorso che si era creato fin dall'inizio, dai. E poi le vittorie aiutano, devo dire. Le vittorie fanno bene, vanno bene a tutti, dai. Complimenti Leonardo. Grazie. Per la preparazione e in bocca al lupo per la prossima. Grazie. Pasquale Manca per i colori questa volta della San Giuliano. Della San Giuliano. La prima giornata subito in gol con questo cavallo Buric dell'Alghero che trova il primo successo in carriera, insomma, bene. Molto bene, il nome esatto è Buric. Ah, Buric. Sì, e quindi lo pronunciamo così, no, ad Alghero. No, siamo molto contenti, molto soddisfatti, non posso dire che fosse inaspettata, ci speravamo, però siamo... è una conferma insomma. Sì, aveva corso bene diciamo, le prime che ha fatto, oggi sicuramente non svincolatosi da ordini di scuderia ha corso sicuramente molto meglio. Assolutamente, esatto, non ho sentito esattamente le parole che Leonardo ha detto a Nino, ma immagino che siano state quelle giuste. Sì, quando si va in gol sono sempre quelle giuste. Esattamente. Complimenti Pasquale. Grazie. Insomma, la scuderia prosegue, a son di vittoria, bene così. Grazie, grazie. Francesco Brocca, teso sarà bilancio. Partiti, quarta corsa premio Atletica Auzieri, partenza un po' difficoltosa e nel frattempo scappa via Futura De Bonorva davanti a Fauna con all'esterno Faraone Baio, Fatal Force, Imps,
Questo è il gruppetto dei primi sulla prima piegata, mentre si tende ancora ad allargare. Passa intanto al comando Faraone Baio. Faraone Baio a precedere la giubba giallo-nera di Futura Debonorva con Fauna al loro esterno. Agli inizi della piegata conclusiva, Faraone Baio avvicinato da Futura Debonorva con in terza posizione sempre Fauna che rimane a contatto. Metà della piegata conclusiva con Faraone Baio sempre al comando, Futura Debonorva al suo esterno, in quota rimane anche Fauna, all'esterno la progressione di Fucecchio, Fucecchio che attacca all'esterno di tutti, mentre all'interno ancora Bagar con la giubba giallorossa di Federico Mio che intanto scappa via dagli altri e viene a vincere precedendo Fucecchio, Futura Debonorva ed il numero 4 Fauna. Quindi Federico Mio con Nino Murru in sella per i colori della scuderia del signor Antonio Giuseppe Nugues. Questo è un mostro, non è un cavallo. Nino Murru per il Quick Double, porta al successo questo Federico Mio. No, lui a me. Allora raccontaci un po' la corsa. Bruno, io il cavallo l'ho montato in lavoro, ero fiducioso. Fratello dispettoso, un cavallo che conosco. Ma poi Pasquale, cane, quando io mi fido di lui. Niente, il lavoro è il cavallo perfetto. Oggi, pronti via, uno mi ha buttato lo steccato. Qua in curva, ero ultimo. Ha fatto tutto da solo, questo dovrebbe essere un fenomeno. Ha vinto oggi contro tutti. Contro tutte le avversità. Che dire, si muove benissimo, cavallo c'ha classe, ma lo sapevo già. Speriamo bene. Del fratello mi avevi detto, questo due anni fa, che era un cavallo buono, di ritterzo. Questo ha vinto. Bruno, l'hai visto con i tuoi occhi? Questo sì. Dovrebbe essere. Sì, oggi sì. Ha fatto una cosa impressionante. Buon sangue da un mente, insomma. Complimenti, Nino. Un mostro. Bravo. Ma poi Pasquale. Ma che freddezza ha? Pasquale Canu al training di Federico Mio, insomma abbiamo visto l'entusiasmo di tutto l'entourage, una bella vittoria come ha raccontato Nino, gli si era messa male, invece la risolta da cavallo molto interessante. Esatto, esatto, ma avevamo tanta fiducia perché a casa aveva sempre fatto vedere buone cose, poi la settimana scorsa è venuto a lavorare qui sull'erba, l'aveva montato Nino ed era rimasto insomma soddisfatto, è un cavallo serio. Oggi purtroppo si era messa male perché in partenza gli è andato addosso il cavallo all'interno, quindi portandolo al largo lì ho detto è finita, e invece è riuscito a rimettersi sotto, insomma ha fatto uno sproposito per finire a vincere. Esatto, insomma ha fatto intravedere di essere un cavallo molto interessante proprio per questa, per come gli si era messa la corsa. Il fratello aveva perso da Dokovic, dispettoso era lui, da De Saramonte, sì. Ed era già un buon cavallo. Parlando di genealogia, questo ti aspetti tanto? Ma io, a me piace molto, mi pare un cavallo più freddo, più gestibile, insomma, più gestibile del fratello. Quindi insomma le speranze ci sono, speriamo non tradisca. Ok, intanto si porta a casa il debutto, quindi bravo per la preparazione che non è mai semplice con gli anglo-arabo, e un grande in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie. Giuseppe Nugues ai colori all'allevamento di Federico Mio, ci eravamo visti con Dispettoso, ci eravamo visti l'anno prima con Carismatica, ora con Federico Mio, insomma ogni anno c'è sempre qualche cavallo della tua linea che ci dà modo di incontrarci. Sì, questo grazie al lavoro di Pasquale che ci ha creduto, perché non è che l'avesse da molto in allenamento, è un grandissimo pilota Nino Murru. La madre sforna cavalli da corsa, Tirana. Sì, la madre. L'avevamo citata Tirana, avevi preannunciato già che c'era un figlio di Salford Secret, insomma. Di Tirana sempre. Per la mamma che sono felicissimo. Sono felicissimo, guarda, è il bello delle corse, allevare e vincere. Sì, li allevo, guarda, ci mette il cuore per portarli fino a quasi 3 anni, però mi danno le soddisfazioni. Certo, guarda, poi è l'essenza dell'allevamento questo. Guarda, gli do il cuore io nell'allevamento. Ti aspetti molte cose da. Cioè ti aspetti grandi cose da questo cavallo, visto anche quello che ha fatto Dispettoso? Non lo so. Lasciamo al tempo i giudizi. Sono contento per Pasquale. Ok. Mi fa immensamente piacere per l'allenatore perché ha fatto un lavoro straordinario. Da grande, come con Dispettoso.
è un grande, anche Pasquale. Nino poi è un pilota. Ok, ok. Complimenti Giuseppe, grazie. Ti stanno aspettando in premiazione. Quinta corsa premio Tennis Club Ozieri per anglo-arabi di 3 anni sui 1600 metri. Si forza per il comando dove Faggio cerca di prenderlo prima dell'ingresso in prima curva con all'interno Flesci. Faggio, risale anche Fox Moon sul terzetto di testa. Quando i cavalli iniziano la curva che immette in dirittura, allo steccato rimane Faggio, all'esterno del quale si profila Fox Moon, ancora più a largo e Flashy. Faggio si presenta in retta, tendono ad allargare Fievel, Facibellu, Foste che prova a trovare l'azione mentre vede avvicinarsi il palo Faggio con Foste che ci prova, ma è Faggio che con 4 lunghezze viene a vincere precedendo il numero 9 Foste e Fox Moon per il terzo posto davanti a Faghe di Onu. Nino Murru per la tripla di giornata con Faggio, un cavallo atteso dopo il debutto, nasce bene. L'abbiamo visto quest'inverno, cosa ci dice? Migliorato? Cavallo tutto fatto da Piero, cavallo che nasce bene, lo sai, si era mosso bene la mattina, è buttato alla grande, può girare la sua, dai. Eravate già convinti, dai? Di... Sì, ha lavorato bene, settimana, si credeva tanto, voi ragazzi. I passi in avanti attesi ci sono stati, dai. Sì, penso Bruno che ancora un pochettino ce l'ha da venire avanti. Bello, bello, poi serio. Complimenti Nino. Vai Nicola, attenzione. Grazie. Poi bravo, ma che bravo. Piero Cosu per l'allevamento in colori di Faggio, un cavallo che avevamo visto quest'inverno, insomma ce ne avevi già parlato bene, terza al debutto, si toglie subito la qualifica di media. Tutto bene? Sì, tutto bene, Bruno Vai, un cavallo che ha lavorato bene. Eravamo curiosi di vederlo, oggi ha dimostrato da un po' che muove le gambucce. Le buone sensazioni insomma del mattino, di sì, tutto il periodo? Sì, ce l'avevamo, dai, la verità. Poi le corse vanno vinte tutte, Bruno, però ci ha fatto vedere qualcosa, dai, e oggi un po'... Non è ancora pronto il cavallo, però sta venendo avanti, vediamo cosa ne esce. Lui è un figlio di Mara de Bench, 29, sì, il fratello Pintor Fisi, che si è sempre arrangiato sulle brevi distanze, questo come lo vedi? Ma Nino pure adesso mi stava dicendo, per me fa un po' la distanza, speriamo, Bru, io la vedo un po' duretta la lunga distanza, però per adesso godiamoci la vittoria. Il terzo posto. Grazie, il terzo Bruno. Posto. Complimenti, certo. Piero, grazie, sempre Bruno. Presente. Grazie Bruno. Partiti sesta e conclusiva corsa della giornata, primo Giovanni Vittorio e Andrea Mulas sui 1600 metri, Maiden per anglo-arabo di 3 anni. Scatta al comando Fish Bonem con all'esterno la progressione di Fire Dai Genta, Foradada, mentre tende ad allargare Fiore Rosa. Cavalli che affrontano la curva di sinistra. Freccia Sarda che ha all'interno Foradada, mentre risale Felix Smeraldo in quinta, Fleur de Lis e gli altri lontani. Piegata conclusiva con il battistrada Fish Bonem che ha al suo esterno Foradada,
allarga leggermente Freccia Sarda con Foradada che prova a portarsi al comando, mentre Felix Smeraldo su Freccia Sarda, Freccia Sarda che prova a rimettersi in linea con Fire Dai Genta che la spunta sul numero 7 Foradada, il numero 5 Fishbone, mentre all'esterno il numero... Andrea Fele, innanzitutto ben ritrovato. Finalmente. Ma senti, lui era secondo al debutto, oggi era attesa un passo in avanti, penso che l'abbia fatto, dai. Sì, penso di sì. Sicuramente un cavallo che ha bisogno ancora di correre e di venire avanti. Non si esprime ancora al meglio, è ancora verde, caratteriale, però un bel cavallo. Senti, si è allungato in fondo. Sì. Rispetto al debutto, rispetto era al un debutto, po' più, sì, era più fluido. Sì. Poi insomma l'hai preso anche più cattivo. Sicuramente ha fatto bene. Complimenti Andrea. Grazie. Luigi Galani al training di Ferdai Genta, un cavallo che anche questo avevamo visitato quest'inverno quando sono venuto da te, c'era molta fiducia. Sì. Secondo me è venuto, ti chiedo subito, è venuto tantissimo avanti rispetto al debutto. È venuto avanti ma è ancora molto, è un verdone ancora molto tardivo, quindi anche oggi quando si è trovato davanti da solo ha avuto un po' un'indecisione, me l'ha detto anche Andrea appunto. Però sembra un cavallo da crederci, mi sembra un cavallo da corsa. Certo, c'è sicuramente da migliorare, immagini ci sono, oggi insomma un secondo e un primo penso che è quasi perfetto, certo, il percorso. Certo. Quindi lascia ben sperare, anche se secondo me da quello che si è visto in pista allungando la distanza può farlo. Sì, e anche perché si può aggiustare meglio e dovrebbe adattarsi più alle lunghe distanze, dai. Ok, porti di nuovo in trionfo i colori del signor Giovanni Battista Impintori, questo è un figlio di 29, insomma bene così per il tuo training, al secondo successo stagionale. Sì, grazie a Giovanni che mi ha affidato i suoi cavalli. Perché anche l'altra era, anche è vero. L'altra, sì, allevata, certo, da lui. Certo, è vero, Fiona Dai Genta. Complimenti Gigi. Grazie Bruno, grazie. Giovanni Impintori ai colori dell'allevamento di Fire Dai Genta, un cavallo sicuramente che si presentava bene già al debutto, oggi ti chiedo se hai visto dei miglioramenti, visto che comunque ha vinto. Dai, cavallo promettente, speriamo bene. Insomma, è piaciuto, dai, poi io bisogna aspettare, più in là vediamo. Te lo chiedo perché tu ne hai avuto tanti cavalli buoni, quindi insomma... Buoni, anche somali. Vabbè, quello fa parte dell'allevamento. Sì, questo sì, da dove sì. Proviene la linea femminile, ricordando? Sempre da Utica Junior. Sempre la linea... Da... la mamma è Rachele De Agenta, figlia di Utica Junior, Ghost Demon. Ok. Sempre la stessa linea di Louisiana De Agenta. Ok, quindi insomma una linea che si ripete, questo è il secondo prodotto secondo, che vince. Secondo, brillante, che era un po'... Lo ricordiamo. Sì. Aveva ritardato un derby, se sì, non sbaglio. Sì, sì. E poi aveva vinto a 1000 metri sì, a Villacci. Questo sembra un cavallo più voltato alla distanza, fa ben sperare per il futuro. Speriamo. Certo. Speriamo. Complimenti Giovanni, te li faccio doppi, perché hai vinto anche la settimana scorsa dall'allevatore con Fiona Dai Genta, sempre per il training di Luigi Godani. Un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie Bruno, grazie. Grazie anche Presidente.